studiare presto in classe, eh? La quiete non durerà a lungo. Ma quello è Kevin? Quella sedia vicino a lui è libera. Chi la prenderà? No! Ferma! Quello è un urso? Allora, vieni spesso così presto la mattina? Oh, è fantastico! Bella vuole fare la tosta, eh? Beh, posso giocare anch'io a questo gioco. Mi serve un bel ritocco. E questo rossetto sta per salvare la situazione. Se lo metti sul tallone in questo modo, assomiglierà moltissimo ad una vescica. Metticene tanto? Che i giochi abbiano inizio. Ci vediamo nel corridoio? Sei così divertente, Kevin. Ai! Aiuto, mi fa male il piede. Lana, stai bene? Il tallone. Oh, poverina. Oggi ti aiuto io a camminare. Hai mai voluto che la tua cotta avesse occhi solo per te? Tutto bene? Ehi, Chloe! Che bella maglietta! Ma con chi è che si messaggia? E che sono tutti quei cuoricini? Non posso credere che abbia già una ragazza! Quanto la vorrei fuori dai giochi! Ehi, forse posso riuscirci! Queste labbra finte possono fare danni seri! Darò a David un bacio che non si dimenticherà più. È ora di agire. Eh? The Cheese! Ma come fa a essere così forte? Ah! Beh, è stato strano. Il seme è stato piantato. Ma perché Amy ci mette tanto? Presto, prima che David mi veda! Non sa che sono qui, giusto? Quel bacio sembra perfetto! Ah! Avrei giurato di aver sentito qualcosa! Questi sono per te, bellissima! Ora dammi un bacio! Quello che penso che sia? Tu, bugiardo, traditore, irrispettoso! Amy, aspetta! Questa non me l'aspettavo. Non poteva andare meglio di così. E ora vado a organizzare il matrimonio. Concentrarsi in classe è così difficile, soprattutto con un figo del genere. Perché Vicky mi sta fissando? Oddio, guarda la lavagna! Come può una persona essere così bella? Chissà se mi calcola. Sul serio? È così che ci si sente quando si è famosi, credo. Gah! L'ho fatto di nuovo! Perché continua a fissarlo? Ehi! Forse posso fissare attraverso i suoi occhi? Usa una lama per tagliare con cura la pupilla. Poi allinea l'obiettivo del telefono. Geniale, non è vero? Ora posso fissare Adam tutto il giorno. E non si accorgerà di nulla. Questi scatti sono per dopo. Chiamatemi Vicky la spia. Potrei guardarle per ore. Ma attenzione, non farti vedere da Adam! Ok, solo un piccolo ritocco. Oh, è David! Ma Ava dove va? David, sei stato così bravo in algebra oggi! Grazie, Ava! Ma perché non sono io? Ma non viene via! Ce l'ho tra i capelli! Rossetto, è tutta colpa tua!
Aspetta un attimo, forse ho un'idea. Perché pagare per andare dal parrucchiere? Ah, devo fare anche l'altro lato. Mi manca l'ultima parte. Fatto, perfetto. Adesso basta pettinarli al volo. Devo pettinarli tutti. Fatto! Adesso posso parlare con David. Wow! Eh già, sto benissimo! Wow! Ci vediamo dopo, Ava! Aspetta! Oh! Ma perché ho dei capelli così noiosi? Baciami, Madison! Wow! Ma cos'è successo? Ed è così che ho salvato la giornata? Oh, era la mia immaginazione. Beh, almeno i miei capelli sono carini. Ma c'è amore nell'aria. È così ingiusto. Jennifer sa che mi piace Adam. Adam, puoi rispondere? Oh, certo. Spero di avere i capelli in ordine. Oh, ma perché ho mangiato quella cosa con la cipolla? Hai della gomma? Ecco. Meno male. Cascata. Per questo scherzo, riempi una siringa con del colorante alimentare. Solo un pochino. Ora, con la punta dell'ago, inietta il liquido nella gomma. In questo modo rimane nell'involucro. Abbiamo quasi fatto! Vedrai come ci rimane! Sono tornato! Wow! Jennifer, accidenti, i tuoi denti! Oddio, non mi sento bene! Forse sto meglio qui! Cosa? Ma che cosa ho fatto? Ma perché Adam mi odia? Non c'è niente di meglio di un pranzo con la migliore amica. Così ci si può aggiornare sugli ultimi pettegolezzi. Oh, aspetta un attimo. David sta venendo qui. Adesso! Ma sono con Betty! La splendida Betty con i capelli e il trucco sempre perfetti. Nessuna ragazza vuole che il fidanzato le si avvicini. Non succederà nemmeno stavolta. David sta arrivando. E allora? Per favore, puoi essere brutta per una volta. Va bene. Solo perché sei la mia migliore amica. Per prima cosa mi serve una felpa con il cappuccio. Ecco fatto. Adesso tocca allo chignon arruffato. Ai ragazzi non piacciono queste cose, vero? Almeno sono facili da fare. Ora sì che ci siamo. Sei sempre più disgustosa. Cosa ti sta succedendo alla faccia? Le sopracciglia in disordine tengono lontani gli uomini. Ok, hai delle sopracciglia davvero pazzesche. Addio, belle labbra rosse. Missione compiuta. E il tocco finale. È fantastico! Perfetto! Eccolo che arriva! Ciao, piccola. Ti ricordi la mia amica Betty? Wow, ma è umana? Il piacere è tutto mio, Betty. Nessun ragazzo ammaliato da altre bellezze a questo tavolo? Non c'è niente di meglio che essere pigri ogni tanto. Chi mi sta scrivendo? Ma è così tardi. Sul serio? Non sono dell'umore giusto. Come la maggior parte delle ragazze, Betty sa come trasformarsi in un solo secondo. Solo un po' di cipria. E il mascara è essenziale. Oh, solo un tocco di colore qui. Op! Ma è quando si toglie lo chignon che avviene la magia. Devo pettinarmi questa criniera e sbarazzarmi della felpa. Non male, direi.
Resta solo una cosa da fare. Fingere che siano sempre così. Ah, ma sembra così naturale. Ecco. E in un battibaleno si torna all'ozio. Ancora? Ah, certo. Ora posso abbuffarmi in pace? Ah, finalmente una pausa pranzo sul tetto dopo una dura mattinata di lavoro. Oh mio Dio. Ma vedete quello che vedo io? Lo vedete? Oh sì, certo che lo vediamo. Oddio, credi che ci abbia visto? Ah, non mi sono truccata. Presto, andiamo a sistemarci. A volte basta un bel tipo per darsi una ripulita. Una botta veloce ai capelli, poi un rapido ritocco al rossetto. Wow, Emily fa sul serio. A volte qualche piccolo cambiamento può farti sentire come una donna nuova. Bene ragazze, siamo pronte? Wow, ma sono le stesse ragazze. Qualcuno chiami un talent scout perché queste ragazze sì che ci danno dentro. Chissà perché quando si cammina a rallentatore si appare più sexy. Oh, e ora la mossa dei capelli. Sì, Emily, vai così. Olivia sì che sa fare quella mossa con il labbro. Ragazze, abbiamo camminato per un po', pensate che quel bel tipo si stia stranendo?